Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con il nuovo episodio di Warriors Rise to Glory. Allora, questo potrebbe benissimo essere l'ultimo episodio, per ora, oppure semplicemente un episodio così, di intermezzo. Perché? Allora, noi siamo reduci da tre tornei, quattro tornei che abbiamo sempre perso. Questa volta ci proponiamo con Billy, rompitore di palle, per l'ennesima volta. L'ho potenziato a tre camere spente parecchio. Ha una precisione chirurgica e parecchia schivata, con poca vitalità e parecchia forza. Per cui è un personaggio abbastanza forte, che spero possa fare la differenza. Però volevo dire una cosa prima di cominciare, che hanno iniziato a paventare una beta multiplayer, un open beta multiplayer. Per cui anche nel caso in cui dovessimo fallire qui e quindi per ora mettere in pausa la carriera, diciamo, del lottatore canonico, ciò non implica che potremmo riprendere a brevissimo, non appena partirà l'open beta multiplayer. Per cui non sarebbe un addio, ma un arrivederci qualora si fallisse il torneo. Per cui io andrei, sperando. Beh, certo è che se fanno una beta multiplayer come si deve e il gioco diventa divertente e giocabile in multi, è la fine di tutto. Perché partiamo con le sfide con voi, eventualmente, il che sarebbe devastante. Allora, io mi sono ostinato a fare tipo personaggio di forza fisica. Spero basti. Te prego, Billy, abbi pietà di me. Allora, la carica ci dà 84% per quello sfondo. Oh, dai. Meglio. Non mi ha fatto male il buon Billy, eh. È cresciuto sano e forte come lo zio calciatore. Allora, perché scappi e ritardi il tuo inevitabile destino? Ah, questo qua è un... Addirittura. Vabbè, io volevo prendere quell'affare, ma non ho avuto tempo, purtroppo. Arrivederci. È stato bello conoscerla. Anche che qua non potevi fare altrimenti. Addio. Vabbè, la scena l'abbiamo vista un miliardo di volte, pure basta. Dunque, inizia a diventare un po' ripetitivo alla fine, sempre quel finisher. Allora, adesso abbiamo Alex. Oh no, dall'altra parte ho visto un nome che ho anche paura di pronunciare. Speriamo non tocchi a lui affrontarci. Niente, abbiamo sempre personaggi. Perché mi sono messo a dormire? Bello. Intratteniamo. Ci copia. Copia questo, di è. Ah, non l'hai copiata. Aia. No, ha copiato pure quella. E fa anche di peggio. Ti stai accollando un pochino. Bisogna ammettere. 6, 8. No, dormo, va. Dormo così. Perché adesso abbiamo la skill che praticamente, dopo aver dormito, l'attacco successivo infligge il 10% più di danni. Per cui lo sfondo. Ci provo. 15-19. No, ma perché? Più uno cerca di... Mannaggia la miseria. Abbiamo anche l'abilità di immobilizzare il nemico dopo un attacco medio, a volte. Non sempre, ma... Addio, caro Alex. E due. E fin qui barba verde qui. Sì. Va bene, arrivederci. Ma basta sta cosa. Dunque, io spero che con i prossimi aggiornamenti mettano qualche fatality, diciamo così, un po' più varia, perché sempre sta scenetta. Ah, basta. Ecco, no, meno male che il politico è andato. C'è Bellatrix. Bellatrix in attesa di Vortigern. Io credo che Vortigern ci spaccherà pure questa volta. Questa bruttissima sensazione, ma mi auguro di sbagliare. Allora,
La carica mi consuma un botto di stamina. Io no. Carico un po' di pubblico. Era meglio di no. Vabbè. Dunque, sì. Dai, 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 dai. E ma dunque, ma io quasi quasi. Yeah. Fugge, fugge. E mo le pigli però. No! Ma avevo l'85% di possibilità. Sì! Ale! Bei capelli! Complimenti. Pure un bel pizzetto. Appiccica tutto con lo sputo, sembrano le... Ah, dai! Sembrano le cose, le frittate, quelle marce. Bene! Ce la farà il nostro eroe a vendicare tutta la sua dinastia, praticamente. Allora, io adesso devo essere iperattento. Devo valutare attentamente ogni più piccola mossa. Se no perdiamo pure questa, vi prego. Allora, io intrattengo il pubblico. Bene, allora. Bravissimo! Aia, questa l'ho sentita. Aia. Quella... No, gli è meno. Sì! Riposati, riposati. Aiuto. Un calcio... No, un calcio non serve a niente. Sì! Bellissimo. Billy sta carico a pallettoni, eh. Aia, questa mi ha presa proprio piena. Dunque. Con un... Bravo. Bravissimo, Billy. Allora. Ma bravissimo. Oh, non si può sbagliare, eh. Aia. Io ho pochissima vita. Mamma mia, Billy, bravissimo! Il batter, il batter! Il batter! Forse! No! Forse! 13 punti, no, te prego! Allora, un 14... Allora, se va a segno abbiamo vinto. Se non va a segno abbiamo perso. Ma sì! Ma sì! Ma finalmente! Un po' di fortuna, e che me lo chiedi pure. Addio. Ah, questa me la godo proprio. Questa me la godo tutta. Oh, addio. Che piacere. Che piacere. Bene. Giustizia è fatta. Sì, finalmente. Un incubo è stato. Allora, intanto io direi di aumentare sempre qui. E poi farei difesa. Un po' di stamina in più. Ecco qua, siamo a posto. Poi qui c'è... Dunque, i tuoi attacchi in carica hanno una possibilità enorme. Cioè, hanno una possibilità di causare un danno enorme di sanguinamento al tuo avversario. Oppure, sì, dovremmo avvicinarsi. Facciamo questo qua della carica. Per quanto anche questo, no vabbè, facciamo questo, dai. Io purtroppo quando devo fare scelte dal punto di vista ruolistico divento pazzo. Dunque qua c'è Treasure Box. E quindi
Si apre. Oh, posso avere una cosa sola, ma ho già tutto. Ma che schifo. Ma che treasure box squallido, ridicolo, patetico è. Mi perculano. Ma io mi ribello. Allora, ah beh, dunque, io direi che l'elmetto da spartano è assolutamente, che poi Roman helmet. Sì. Allora, 1500 e lo indossiamo vendendo questo. Abbiamo accesso a più 5, più 8 i sandali. Bene. Io credo che Billy sia in grado di affrontare un altro nemico adesso. Ania, il pollo. Scusate, esperti di storia, ma questo non mi sembra a me l'elmo romano, con tutto il bene. Qualcuno ci illumini. Vai Billy, ormai non ci ferma più nessuno, Billy. Non ci ferma più nessuno. Ma che bei capelli, sembra l'incrocio fra Richard Benson e Cicciolina. Forza! Mazza come viene questo. Avanti così. Cioè, mi sa che... Menano forte adesso, eh. Schivano pure piuttosto bene. Iniziano a diventare sfide di un certo livello. Vabbè, senti, ti sei meritato un butter, ti è. Io due soldi mi invierei. Bravissimo. Vabbè, addio. No. Meno male. Mamma mia che rischio. Brutta vera, eh. No. Ma questa mi è piaciuta un botto. Questa mi è piaciuta un botto. Ok, allora, costi due soldi che abbiamo fatto. No, non ci posso comprare niente. Vabbè, facciamone un'altra. Allora, Kane. Ho un po' paura, anche perché inizia a farsi abbastanza tosto. Vorrei capire che margini abbiamo per il futuro. Mamma mia, la percentuale di impatto è bassissima. Vabbè, meno male. C'è una schivata spaziale il tipo. Ma anche Billy non scherza, eh. Niente, però, santo cielo. Ma sì, eh. Bene. Allora, aia. Dobbiamo lavorare parecchio sulla capacità di andare a segno al prossimo level up. Perché inizia a diventare un problema. No. Vabbè, ci provo. No, ma manco. C'è la miseria.
Ok, no, 0% di possibilità. 8, eh beh, sei morto, addio. Bananato a morte, addio. Preciso. Ma non avevo dubbi. Vabbè, questo lo conosciamo. Bene. Ragazzi, io direi che per adesso ci potremmo anche fermare qua. Insomma, alla fine è andata discretamente bene. Per cui si può continuare, ecco. Per adesso si può continuare. Poi vedremo un po' che piega prenderanno le cose. Ma in linea di massima la sensazione è che si possa andare avanti. 1600, io ho 1000 qua. Beh, vendiamo questo. Lo si vende. Così prendiamo l'armatura nuova. Oh, bene. Questo secondo me ci darà quel che serve. Per cui niente ragazzi, io adesso vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, sperando che Billy sopravviva ancora un po'.